colpire anche gli eredi, e quindi a questo punto io credo che la norma potrebbe essere abrogata, però il governo dovrà valutare contestualmente come risolvere questo coordinamento, laddove appunto dovrà ristabilire, rivedere la disciplina del casellario giudiziario, secondo appunto un criterio direttivo che tenga conto della normativa nazionale, ma anche e soprattutto del diritto dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali. Quindi da parte nostra c'è sicuramente un accoglimento di questo principio, con però insomma, credo che agli atti queste mie brevi parole possano consentire al Governo poi di tenerne conto nell'attuazione della delega. Grazie. Ringrazio il Governo. Il Governo ha consentito l'accantonamento nella giornata di ieri dell'emendamento 8200 Sarti e si sente di accogliere le valutazioni e le considerazioni del relatore, quindi aderendo anche al parere favorevole. La ringrazio. Aveva chiesto, devo ritenere che il parere del relatore di minoranza non sia mutato. Aveva chiesto di intervenire sull'emendamento il collega Daniele Farina, prego. Grazie Presidente. Questo emendamento, su cui viene dato un parere favorevole, noi lo giudichiamo emblematico, paradigmatico di un certo modo di ragionare. Allora, siccome c'è un procuratore della Repubblica, un qualche procuratore della Repubblica, che si sveglia una mattina e ci dice che Totò Riina o colpevoli di altri reati gravi, non necessariamente di mafia, usufruiscono di questo, chiamiamolo beneficio, allora questo beneficio deve essere in qualche modo eliminato. E quindi addirittura noi arriviamo al fatto che la cancellazione dell'iscrizione, l'eliminazione dell'iscrizione al casellario giudiziario soprassediamo, l'abroghiamo, non soltanto al compimento di 80 anni, ma perfino in caso di morte. Allora, se si voleva puntare direttamente a questa tipologia di reati, c'erano molti veicoli che tra l'altro vengono usati abitualmente da questa Commissione Giustizia e dall'Aula quando si tratta di escludere qualcuno da qualche beneficio. Sono nel codice di procedura, stanno nell'ordinamento penitenziario, e questa è l'estrema sintesi. Ricordo che a fianco della saponificazione